Villa della Regina a Torino è un luogo di straordinaria rilevanza storico-artistica, ambientale e paesaggistica. Una proprietà sulla montagna, oltre il Po, a est della capitale del Ducato Sabaudo. Il complesso veniva definito vigna, poiché costituito da un edificio per la corte, al centro di giardini all'italiana con teatro d'acque, corredato di aree di servizio e aree produttive. Un sistema di fontane e grotte, appartamenti, scuderie e serre per agrumi dette citroniere, la vigna, l'orto e la cascina del vignolante. Villa della Regina era stata voluta dal principe cardinale Maurizio di Savoia, ambasciatore presso la Santa Sede, secondogenito del duca Carlo Emanuele I e di Caterina d'Austria. Egli aveva scelto come modello l'impianto delle ville romane, corredandolo di parti boscate ed agricole di contorno. Fra il 1615 e il 1619 diede avvio al suo ambizioso progetto, attribuito all'architetto ducale Ascanio Vitozzi, e fin dal 1622 la villa venne utilizzata come soggiorno, dapprima per brevi periodi, poi dal 1642 più lungamente. Alla morte del principe cardinale nel 1657, la moglie Ludovica di Savoia ampliò i giardini e la villa. E dopo il 1692, Anna d'Orléans, moglie di Vittorio Amedeo II, cui Ludovica aveva lasciato la proprietà, dispose importanti aggiornamenti decorativi. Alla sua morte, nel 1728, venne affidata a Filippo Iuvarra una complessiva ridefinizione degli spazi della villa e dei rapporti con il giardino, per predisporre la proprietà all'insediamento della nuova regina Polissena d'Assia, seconda moglie di Carlo Emanuele III, salito al trono nel 1730. All'architetto Giovanni Pietro Baroni da Trevigliano si devono i successivi progetti e lavori per Maria Antonia Ferdinanda di Spagna, che dopo il matrimonio nel 1750 con Vittorio Amedeo III, allora duca di Savoia, ne divenne proprietaria. Per la corte della duchessa furono in seguito edificati, fra il 1760 e il 1780, nuovi spazi di servizio e il grande palazzo chiabrese realizzato sulla preesistente citroniera.
Nonostante la successiva perdita di funzione originaria dell'intero complesso, il progetto iniziale venne mantenuto nelle sue funzioni di vigna, di villa con i padiglioni aulici, le grotte, i giochi d'acqua nei giardini e nel parco, fino al 1865. Con il trasferimento della capitale a Roma, il complesso venne ceduto all'Istituto per le figlie dei militari, ente poi soppresso nel 1975. Il grande Palazzo Chiabrese ed altri spazi di servizio, danneggiati dai bombardamenti, sono stati demoliti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il recupero dei giardini e il restauro ambientale e paesaggistico, iniziato a partire dal 1994, ha nuovamente valorizzato anche l'immagine della vigna come fondale scenografico dell'asse storico urbano torinese, Piazza Castello, Via Po, Via Villa della Regina.